Benvenuti nel canale del team Omnia Players. Stasera siamo qui con Meulli Michelangelo. Che cosa hai fatto, Meulli? Vinto regionale di Perugia 87 persone con Sprite. Ottimo, in un meta ancora forse troppo definito. Il nostro Meulli ha portato Sprite, è riuscito a portarsi a casa questo primo posto. Faccio un po' vedere la lista. Allora, parto Sprite standard, 3 blu, 3 jet, carota, red pixie e 3 starter con smasher. Pixie come l'hai visto? Allora, Pixie l'ho in testing, era forte, perché comunque ti permette di outare quello che non outi normalmente. E l'ho pescato soltanto una volta e è stato un nome in più che mi ha fatto extender per fare combo, quindi comunque non è una carta malvagia. Ora, forse non è il meta adatto, preferisco qualche altra carta, però comunque è sempre un'opzione molto valida. Vabbè. Poi 3 Ferrir, sì, la carta più forte del mazzo per me. Poi 3 Magna, 2 Druid e un Saronir. Forti contro più o meno tutto, contro Tiare e Shizu servono per forza per giocare Sprite, li puoi fare sui tuoi pezzi perché comunque sono Dark. Forti anche contro Pinguino perché se ti partono di Shifter te inizi con un 2-5 a turno 0 che comunque fa pressure, obbliga l'avversario delle giocate e ti permette di outare Statua in modo un pochino più... Assolutamente, più ortodosso. Allora, poi... Reparto Castori, qui me ne manca uno purtroppo. Vabbè. E 2 palle per il discorso di Sprint, la combo di Sprint. È capitato che te li macinassero dei Shizu questi? Sì, mi hanno macinato un pesce palla a turno 0 in Shizu che ha portato doppio Castoro, ma ho fatto partire con 2 Castori a turno 0. Bel zero. Plus, chiappilo, vai. Doppia rana per fare Todd. E reparto HT, 2 Ash e 3 Perma. Ash fortissima, non ne gioco 3 perché non ne voglio vedere 2, ma è una di quelle carte che comunque vuoi sempre vedere. Perma forte, è stato forte in un mirror match perché ai botti mi hanno permesso da girare un resonator che comunque avrei perso. E forte comunque anche per 8 alle board. Poi spell, 3 prosperity, 2 enemy e college. Ok. Quindi questo è il main, 40 carte. Enemy come ti sei trovato? Enemy, allora, l'unico l'ho pescato poco, un game contro Tiara e Shizu. Ho vinto comunque, ma Enemy mi ha dato la sicurezza di portarmi a casa dal game meglio. Ed è stato forte in un mirror match, perché comunque Ruby Elfo, Ruby Pezzo e ti permetto di fare extender. Sì, quando Ruby Elfo è sempre forte. Enemy. Poi, extra deck, molto standard, 2 giganti, uno sprint e 2 elfi. Ok. Poi, Dark. Sì. Quindi questo è il reparto Link. Poi, il reparto... Zeus, fortissimo, contro i mazzi Rogue, fortissimo. Poi Rana, Manichino, anche lui fortissimo, anche perché riportando i Shizu ti permettono di portare Ferrir. Assolutamente, sul terra. Squalo Gatto, l'ho messo per outtare, provato di cappare, l'ho tirato forse un game solo e non so se lo rigiocherei, lui forse è l'unico dei cambiamenti fra i ed extra. Vabbè, sta carta la usa solo il piatto per vincere c'hai botte, di solito. Onibimaru, forte perché ti permette di fare cose, togli anche un Empen contro Pinguino, è sempre forte. Poi ho giocato loro due, Mascherena e Zeroboro. Volevo un out a Tiara che mi permettesse di fare una giocata forte a turno 0. Spesso se ti giocano in tutti Tiara ti giocano il tuo turno e ti mette un board difficile da rialzare. Mm-hmm. Facendo lui con un Bestial ti permettono di alzare un board in maniera anche abbastanza veloce. Ok. Oltre che poi il tirato di Mascherena non può essere istruito dagli effetti, quindi non muore da pelle reino e cose del genere. Ho vinto un game contro Sprite, ho preso Shifter, ho chiuso con Elfo Mascherena con lui e sono riuscito con uno starter a pulire il board. Perfetto. Poi la side. A side giocavo un testudo per contro Tiara, mai tirato, quindi non so mai a tirarlo. Sì. Vabbè, diapason per i botti. Certo. 3 shifter standard. Sì. Gamma Bust, K
che forse non risiderei perché contro TR non ho trovato uno spot dove sono riuscito a tirarlo. E a volte è difficile TKparcher perché magari ti settano super poli, ora poi anche con la spell nuova comunque. Esatto, non ho uno dei spot che potrei togliere insieme a Tartaruga. Cambia poco in realtà la spell, ma due cicloni, standard per i mazzi rogue. Due Storm, standard, sì. Questi, lei fortissima. Questa è una carta forte. Penso, cioè, è generica, mette sotto un link generico, è fortissima contro qualunque tipo di matchup. Poi ho giocato due Deflector per Mazzi Rogue come Runic in questo momento, o Pinguino, ho bisogno di un out a carte tipo Mina, cose del genere, volevo qualcosa di generico. Va bene, va e bene. A Runic, faccio questa Runic, fa praticamente passo. Questa c'era anche nel Mewtwoker, mi ricordo. Sì. E poi due Virus, auto win contro diversi mazzi, all'ultimo game proprio contro Pinguino, faccio combo, tiro Virus e mi dà la mano. Chiappilo. Quindi cioè, carta che va giocata in questo momento. A posto, allora ti ringraziamo. Allora ringrazio Carscop e il team, i ragazzi che mi hanno dato una mano a montare la lista, Davide, Tommaso, Diva, insomma, e basta penso. A posto.